Val di Chiana, buonasera. Buonasera, benvenuti all'ex fierale qua di Acquaviva di Montepulciano per la nuova edizione del Live Rock Festival e ovviamente di Diretta Rock. Torno anche quest'anno per raccontarvi quello che succede qua tutte le sere ad Acquaviva di Montepulciano, che in questa settimana diventa un po' il caput mundi della situazione. E qui con me questa sera è tornato per voi Ghezzi, un Ghezzi più innamorato di prima. Sento le sue vibrazioni cardiache che stanno inebriando tutta l'aria qua a Live Rock Festival. Allora Ghezzi, mi sento sempre innamorato con voi e mi sento sempre innamorato al Live Rock Festival. Ormai sono anni che questa sensazione mi coinvolge. E quindi questa sera con me sei pronto a raccontare tutta la settimana del Live Rock intensissima. Nella mia solita doppia veste di Val di Chianino, parte della redazione della Val di Chiana, ma allo stesso tempo parte del collettivo Piranha. Infatti c'è stato un momento in cui Lalla voleva chiamarmi e portarmi via, ma è iniziata la diretta. Stasera sarà veramente un inizio fortissimo. Abbiamo i Dudes, abbiamo i Comfort Rauschen, senti la pronuncia. Perfetto, una band berlinese che porterà la techno alle 10:30 di sera, quindi una cosa che vi invito a sperimentare. E Rancore, quindi il grande main event di stasera. Rancore, dopo l'esperienza sanremese, è arrivato a un pubblico vastissimo e quindi venite se siete ancora a casa. Dei suoni dal palco che ci è la prima sera, come sempre la prima sera si sperimentano le cose, no? Però noi, il nostro esperimento continua alla grande, quindi Tommy, a te l'onore di portarci qua nel nostro angolo, nel nostro fantastico salottino. I Dudes, quindi è un onere più che un onore. Spero di riuscirli a portare via. Ci vediamo tra poco. Tra pochissimo. E invece voi rimanete con me perché io vi porto a conoscere un artista. Un artista che in queste nostre dirette, in questa nostra lunga settimana di Live Rock, ci dipingerà o disegnerà, sentiremo un po' da lei qual è il termine giusto, ci farà un live painting in diretta. Lei è Gaia. E benvenuta Gaia. Grazie. A Live Rock, ma benvenuta anche a Diretta Rock. Grazie. Allora, in questa postazione che cosa prenderà vita questa sera? Questa sera prenderà vita come nelle altre sere, è un lavoro che porterò avanti per tutte le sere del Live Rock Festival in due supporti di plexiglass e voglio parlare come tema dell'inquinamento dell'essere umano che comunque si stacca dalla natura per attaccarsi prepotentemente con la plastica. Parlare di questo tema che comunque è molto importante, ne sentiamo spesso parlare negli ultimi tempi, quindi mi sento di dire io qualcosa in questo senso, insomma. Ecco, Gaia è una giovane artista, lei sta facendo l'Accademia delle Belle Arti a Firenze. Che cos'è che ti affascina di quest'arte che ci andrà poi a mostrare e che vedremo noi, che racconteremo mano in mano nelle nostre dirette? Del live painting in particolare mi piace la situazione che si crea con il pubblico, quindi questo legame che se io lavorassi nel mio studio non si verrebbe mai a creare, quindi anche l'opera stessa non sarebbe mai come potrebbe essere in questo contesto, insieme alle persone che comunque con la loro atmosfera mi aiutano a portare avanti l'opera d'arte e si crea grazie a loro, comunque loro è un contributo fondamentale per me. E, l'arte per me è proprio è un'essenza di me, è una parte di me. Fin da bambina disegnavo e penso disegnerò e dipingerò sempre per tutta la mia vita, cercando nuove forme, nuovi modi per esprimermi, perché penso che l'arte sia la forma di espressione più importante e che serva per le persone per capire qualcosa in più di se stessi. Ecco Gaia, tu non sarai solo qua con noi questa sera, ma tu dipingerai anche nel Social Club Piranha, a pochi metri da qui, non vi preoccupate, rimaniamo tutti nei paraggi. Noi qui abbiamo deciso un po' insieme di sposare la causa ambientalista, cosa che il Live Rock Festival è sempre molto vicino e porta appunto anche delle novità per quanto riguarda il rispetto per l'ambiente. Là invece nel Social Club
non dirci tutto, ma svelaci quello che andrai a dipingere invece nell'altra location. Nel social club voglio parlare invece del vero protagonista del Live Rock Festival, cioè il pubblico, e quindi creare due opere d'arte di grandezza 2 metri per 1 metro, che anche quelle porterò avanti durante tutti i 5 giorni del Live Rock Festival. E ci saranno degli effetti speciali, però non dico niente. Non dobbiamo svelare niente, non sveleremo niente. Allora, qua vediamo già un po' il tavolo di lavoro di Gaia. Senti, vogliamo iniziare a far vedere qualcosa al nostro pubblico? Sì. Mentre aspettiamo Tommaso con gli altri ospiti, noi vediamo Gaia all'opera. Ora, io non ti volevo impallare, ma inauguriamo questo live painting. Sono un po' emozionata anch'io, ragazzi, devo essere sincera. Senti, Gaia, prima di questa diretta, che ti abbiamo detto ovviamente di creare qualcosa per noi, ti sei isolata, no? Abbiamo deciso un po' il tema. Quanta ricerca c'è nelle tue creazioni? C'è molta ricerca, perché comunque io, quando voglio parlare di qualcosa, cerco di parlarne al meglio. Cerco di parlarne con tutta me stessa, ma anche in una chiave che non sia scontata. Quindi di non cadere nel banale e creare qualcosa di nuovo, e soprattutto un qualcosa che di primo impatto una persona non sa il significato dietro all'opera d'arte, ma ne riconosce il sentimento, ne riconosce la sensazione. Quella è per me la vera... è il vero senso dell'arte, è quello che io cerco di fare da quando ho iniziato a disegnare, cioè quando ero alta così comunque. Allora, Gaia, noi ti lasciamo a disegnare, tra poco ritorneremo per ovviamente i saluti finali con te, perché con te ormai starai con noi tutta la settimana, sì. Non ci abbandonerai e non ti abbandoneremo. Nel frattempo è ritornato Tommaso Ghezzi con i primi ospiti, i primi artisti. Scusa Tommy, ti sto dando le spallate per farti entrare nell'inquadratura. Lascio la parola a te e ai tuoi ospiti. Grazie Vale, ospiti d'onore per Diretta Rock, perché sono quelli che apriranno questa apriranno questa edizione di Live Rock Festival ad Acquaviva 2019. Sono i Dudes, anche se preferisco chiamarli Drughi. Per ovvie ragioni di traduzione. No, allora, innanzitutto sono tre, manca il chitarraio, come si suol dire. Bravo. Dov'è, perché non c'è? Fa la doccia, credo. Forse fa la doccia. È qui dalle 2, però da stamattina Mignia, forse, quindi bene, ciao Migna. Spero sia una buona doccia. Mattia Mignarri. Mattia Mignarri, oltre a essere chitarrista dei Dudes, è anche rodi tuttofare dello stage dei Live Rock Festival ormai da anni, quindi per lui quest'anno è veramente un caleidoscopio di esperienze. Ma fa mille cose. Non si tiene più, è una giornata pesante per Paolo Mignarri. Le avevamo dato una mezz'oretta libera, dai, fino alle 9:15, fan tempo. Allora, diteci subito, siete appena scesi dal soundcheck, com'è questo palco? E ce lo dice qualcuno? Cioè, sentirlo dalla vostra voce è importante, perché mi immagino che voi abbiate sentito come esce la musica da questo palco molte volte. Come esce da dentro? E poi ci ho visto tantissima gente sopra sto palco, che mi piace tantissimo, quindi è sicuramente un'emozione strana, una sensazione stranissima. Esce bene, ha fischiato un po' di roba, ma quella è colpa nostra probabilmente, più che altro. Però no, bello, bello, per adesso tutto bene. Speriamo meglio, tra un pochino. Stasera voi presentate anche brani inediti. Brani che fanno parte di cose che magari abbiamo già ascoltato in studio, ma a quanto ho capito anche cose che non sono state registrate. No, esatto, è vero. C'è un paio di pezzi nuovi, nuovissimi quasi. Abbiamo suonati una volta sola a Firenze la settimana scorsa e per prova, in realtà. Si è provato e ci ha detto anche bene, perché poi hanno funzionato evidentemente, quindi stasera ci si riprova, vediamo se rimanno bene anche stasera. Ok, voi all'attivo avete tre dischi, infatti è uscito tre giusto? Esatto, sì. Qualche, il senso era anche quello, qualche tempo fa, che vi invito ad ascoltare, perché comunque è veramente un suono che, nonostante
volga lo sguardo al passato, comunque abbia risenta di echi della tradizione, ma anche il nome stesso Dudes, insomma, richiama il grande Lebowski, richiama a quell'ambito nostalgico degli anni 60 e 70, però comunque è molto contemporaneo. Come lavorate in studio? Come la domanda che non vi vorrei fare mai è come nascono le vostre canzoni, che mi rendo conto è di una banalità sconsiderata. Però no. Come escono le vostre cose? Dagli ascolti variegati che abbiamo, veramente ascoltiamo di tutto. Diciamo che siamo entrati un po' in fissa con diversi gruppi e artisti un po' di nicchia, diciamo. Ti posso fare due nomi su tutti, che il nostro love sono i Brian Jonestown Massacre, che sono un gruppo veramente, dire di nicchia è poco, nel senso che hanno un sound a cui noi ci pazzi anche, soprattutto siamo andati a vederli, e diciamo è un sound a cui noi ci ispiriamo molto, molto soft, psichedelico. Poi ascoltiamo anche un po' di roba un pochino, come c'era quel documentario sulla roba un po' più pesante, no? Te lo ricordi? Ma ascolto la musica pesante, esatto. E, però insomma, diciamo che dai vari ascolti che abbiamo cerchiamo di fare un mix. Questo è per Sambucari. Bravo. e in pratica diciamo che vengono fuori delle canzoni che ci rappresentano un po' a tutti. E, diciamo che poi altre cose, non so, lui scrive i testi, per quello che vale, poi le sa lui, noi le impariamo quando mai si suona. Non hanno mai ascoltato un test. No, mai, non è vero, non è mai. Vero. Lui le sa tutti. E visto che comunque siete un po' chiusini e c'è una qua. Domanda che può voler dire tutto. In realtà forse è cambiato un po' nel corso degli anni, perché quando abbiamo cominciato noi nel 2015 cominciava a riesserci un buon movimento, in realtà, perché tra i vari festival, tra Chianciano, Ponticelli, Chiusi stesso, l'Arts Rock, tanti gruppi, tanta musica diversa, quindi alla fine in realtà non è stato male. Mi ricordo qualche anno prima invece, quando suonavamo con lui, avevamo un altro gruppo nel 2009-2010, era un po' diverso, cioè c'erano meno locali, meno festival, se vuoi anche meno gruppi e meno movimento probabilmente, quindi buono, sembrerebbe bene. Vabbè, la situazione è migliorata magari, sì, anche grazie a voi. Speriamo di sì, cazzo. Anche grazie a voi. No, no, è vero. Una cosa terribile. Perché? È vero, no, perché comunque il vostro percorso è stato evolutivo. Vi abbiamo visto suonare dalle pedane, sì, no, dalle classiche pedane di un centimetro e mezzo alle festicciole arrangiate. Lui, noi in terra, lui nella pedana e noi sotto. Ai festival più importanti del nostro territorio, e stasera ovviamente anche Live Rock Festival, quindi è alla grande. Ovviamente. E quindi niente, cosa bolle in pentola, visto che stasera ascolteremo brani inediti? In realtà non lo sappiamo, perché stiamo lavorando su altre cose nuove, e quindi boh, vediamo un attimino come ci prende più avanti. Un disco è in programma, anche perché stiamo mettendo su un mezzo studio di registrazione nostro, con l'aiuto appunto di Mattia, che poi alla fine ci mette le mani molto bene. E quindi vediamo un po' se riusciamo a trovare la giusta quadratura per riuscire a tirar fuori in disco. Non sarebbe male, insomma, mi piacerebbe. A costo zero, vediamo. A Chiusi? Acqua viva. La stessa prova è acqua viva. 100 metri da. Infatti. Okay, quindi ancora più evocativo il concerto di stasera. Sì, suonate praticamente in sala prove d'estate, portate fuori la sala prove. Che non è male, perché è un caldo incredibile la sala prove. Comunque io per ora vi ringrazio. Ci vediamo sotto palco, nel senso che voi sarete sopra, io sarò sotto, e il Mignarri lo prenderemo nelle prossime serate. Quindi ragazzi, vi lascio andare a mangiare, a rifocillarvi, a prepararvi, perché alle 9:30 siete sul palco, quindi se siete ancora a casa iniziate a uscire, perché valgono la pena, al di là del fascino di queste persone che emanano un erotismo sta coinvolgendo anche me, cioè incredibile. Ce la fai più di la verità. Non ce la faccio. Ce la fai più di la verità. E al di là del fascino suonano veramente molto bene e vale la pena sentirli. Grazie, quindi ragazzi, grazie. Dai, ci vediamo dopo. E intanto Diretta Rock va avanti. Grazie ai Dudes. Ciao ragazzi. E Vale, fascinoso Tommaso. Vale, sei fulgente, fulgente e illuminante salutando. Come un arancio di Cézanne. Faro, una luce dell'era. Ripasso la parola a Valentina, che vi porterà avanti nel viaggio nel parco dell'Ex Pirata. Come ha detto Tommaso.
un po' come sta avvenendo la nostra opera, che dopo in chiusura andremo a vedere che cosa è riuscita a fare, e poi nelle prossime serate riusciremo a capire tutto quello che ci vorrà raccontare. Nel frattempo vediamo alle mie spalle il palco del Live Rock Festival, già pronto, prontissimo per accogliere gli artisti che Tommaso Ghezzi vi ha presentato in apertura del nostro programma. Voi continuate a seguirmi, sto andando indietro, quindi se cado tutto regolare, e ci avviciniamo allo stand dell'Avis di Montepulciano. Quest'anno noi non abbiamo preso contributi da sponsor esterni o privati, ma abbiamo deciso di sposare una causa, ovvero dare un supporto e un aiuto, dare questo spazio anche pubblicitario all'Avis di Montepulciano, 60 anni di Avis Montepulciano. E allora qua io mi sto avvicinando, perché ancora sta allestendo il suo angolo, Giuliano Faralli, presidente dell'Avis di Montepulciano. Allora Giuliano, 60 anni di Avis di Montepulciano, celebrati qua alla festa del Live Rock Festival di Acquaviva. Allora, questa collaborazione come è nata? Poi ovviamente tutte le sere ci svelerai qualcosa, ma partiamo subito dall'inizio. Come è nata questa collaborazione? Ma la collaborazione è nata tramite appunto il presidente del Live Rock Festival, Andrea Mezzanotte, e tramite Lorenzo Bui, che è il nostro gancio principale, che appena abbiamo accennato di questa possibilità di poter partecipare a questa festa, dove vediamo tanti giovani, tanti ragazzi, ci è stato subito risposto di sì. Le modalità, dice, le guarderemo i mesi più avanti, successivamente, però insomma, ecco, hanno subito risposto positivamente. E questo ci fa piacere, perché come dicevo ci sono molti giovani, e noi proprio per incentivare questo discorso dell'iscrizione all'Avis per diventare donatori di sangue, il consiglio direttivo ha stabilito di offrire una pizza a ogni donatore, ogni potenziale donatore che questa sera, durante queste sere, e gli daremo appunto la cassa e avranno una pizza offerta quale piccolo segno tangibile di riconoscimento di questa iniziativa, e tante altre insomma ne avremo che sveleremo programma. Poi piano piano durante tutte queste serate. Allora, per ora ti ringrazio e ovviamente noi ti vediamo a trovare domani sera per la nostra nuova puntata di Diretta Live. A questo punto entriamo qua in un'altra parte del Live Rock, ovvero dove si consegnano i bicchieri, ma non sono bicchieri particolari, sono eco bicchieri. Allora, lui è Mirko con la K, si è raccomandato a sottolineare questa cosa, e lei è Lisa semplice, H e da nessuna parte, Lisa semplice, quattro lettere. Allora Mirko, quello che ci stai facendo vedere è l'eco bicchiere, che è nuovo, grafica nuova. Allora, spiegaci un po' come funziona questo eco bicchiere. Allora, l'eco bicchiere funziona praticamente che ha una cauzione di un euro. Praticamente noi lo consegniamo alle persone, loro ci danno un euro, però loro ce lo possono riportare e noi gli riconsegniamo un euro, perché esattamente viene rilavato alla lavanderia questo bicchiere. E il vostro bicchiere è un po' un must, no? È un po' da collezione. Ormai tutti gli anni aspettiamo di vedere la grafica del vostro bicchiere. E anche voi avete portato anche questa novità in Val di Chiana. Come ho detto più volte io, siete un po' pionieri dal punto di vista ambientalistico. Diciamo di sì, perché infatti la Regione Toscana, insieme a Legambiente, ci ha dato il titolo come, diciamo, pionieri delle feste ecologiche. E questa idea è nata appunto per evitare lo spreco maggiore di plastica, perché delle volte negli anni passati, quando noi ragazzi più giovani venivamo a pulire il campo, era una distesa di bicchieri di plastica veramente enorme, e quindi abbiamo detto facciamo uno stop a questa cosa, e ci è venuta l'idea di questi bicchieri lavabili. Faccio una domanda da statista, per dare due numeri: bicchieri a serata, complesso, quanti bicchieri stati consegnati? Numeri non te lo so di preciso, ma veramente tanti, fa conto quando facciamo i turni
nel lavaggio bicchieri, che sia il mercoledì o il sabato, veramente la fine di cui non c'è mai, di lavare la mattina dopo praticamente. Te da quanto tempo fai parte del... Intanto vediamo Lisa che sta facendo vedere in il ritiro e la consegna dei bicchieri. Allora, io partecipo da Heavy Rock Festival e faccio parte del collettivo Piranha da 4 anni. Però comunque ho sempre dato una mano comunque venendo a cena o anche magari vedevo i miei amici che facevano quelle cose qui nel campo, nel montaggio e tutto. Allora dicevo che fo qui da solo, vado a dargli una mano. Quindi praticamente in tutto saranno una decina d'anni tra tutto. Allora grazie Mirko, perché buon lavoro. Allora noi, intanto c'è gente che traversa, ciao, io vi riaccompagno passando sempre davanti al bellissimo palco nella nostra postazione. Intanto stiamo vedendo che il ristorante si sta riempendo perché ovviamente è ora di cena, ma voi da casa poi dovete assolutamente venire qua al Live Rock Festival per la prima serata di una lunghissima, bellissima settimana. Allora io sono arrivata qua da Gaia. Il popolo social ti vuole vedere all'opera. A che punto sei? Sono al punto che sto iniziando a mettere il colore. Sto iniziando a mettere il colore. Tu metti il colore, okay. Vai. Io mi metto qui di modo che non ti impallo mentre metti il colore. E lo so che vorreste vedere che Gaia mette il colore, ma io vi do appuntamento a domani sera, stessa ora, circa 20 e qualcosa, quando Tommaso Ghezzi è pronto per venire qua nel nostro angolo interviste, e per una nuova puntata di Diletta Live, che vi ricordo, di Diletta Rock Live, ho fatto un po' di acronimi, vi ricordo che la puntata di questa sera la potete trovare sul giornale lavaldichiana.it, ma anche sulla nostra pagina YouTube, su Instagram. Insomma, per una settimana ancora non vi libererete facilmente di me, di Gaia, di Tommaso Ghezzi, di Diletta Rock. E ciao a tutti, vi aspettiamo al Live Rock Festival di Acquaviva.